Prima Facebook, oggi TikTok. È il mezzo di comunicazione delle mafie, è il mezzo di comunicazione dei giovani ma anche delle mafie. Quindi bisogna educare all'uso dei social e soprattutto non lasciare i bambini da soli col telefonino in mano, perché poi diventano figli di internet, figli del web e non figli dei genitori. Combattere la povertà educativa ed allontanare i giovani dalla seduzione della criminalità. È stato presentato a Palazzo San Giacomo il progetto Sport Never Stop, che investe sulla pratica sportiva regolare e sull'educazione alimentare per migliorare le condizioni di crescita dei minori in contesti disagiati. Il progetto, che si svolge in 8 città italiane, è realizzato dalle fondazioni CONA dell'Albero della Vita ed ha il patrocinio del Comune di Napoli. Ritengo queste iniziative possano servire a contribuire alla formazione delle nuove generazioni, soprattutto qui a Napoli, che è una delle aree dove c'è tanta dispersione scolastica, e in alcune aree povere, depresse, c'è molta emarginazione. La cosa principale sono 3 punti. Il primo è dare una dote ai ragazzini, ed è sportiva, e loro possono scegliere, sono ragazzini da 6 a 10 anni, e possono scegliere lo sport che più li interessa, che questa cosa è molto bella. Il secondo punto è che facciamo anche un corso dell'educazione alimentare, che è molto importante per il loro sviluppo, per la loro crescita. E come terzo facciamo una sorta di, li raccontiamo questi sportivi, le biografie di certi sportivi, che è molto bello per loro, perché così loro possono prendere spunti per il loro futuro. Secondo un recente rapporto di Save the Children, in Italia al di sotto dei 17 anni 2 ragazzi su 3 non sono mai stati a teatro e non hanno mai visitato un sito archeologico, mentre quasi un ragazzo su 4 non ha mai fatto attività sportiva. Il progetto Sport Never Stop coinvolge oltre 250 minori. È un progetto che punta sullo sport e sulla cultura come volani per sostenere la crescita dei bambini e anche poi per creare un'interlocuzione con le famiglie, che sono consapevoli della necessità che questi bambini hanno di avere delle opportunità, delle esperienze utili per la loro crescita, e quindi anche le famiglie possono e devono essere coinvolte. Fare in modo che ci sia un'efficace sinergia tra pubblico e privato con progetti come questo ci aiuta a venire incontro, a sostenere tanti giovani della nostra città. Siamo la città più giovane d'Italia, abbiamo tante zone della nostra città, periferie, ma non solo periferie, dove ci sono tanti giovani che hanno bisogno di essere sostenuti e guidati, non solo attraverso percorsi di formazione ma anche attraverso lo sport. E quindi siamo molto contenti di poter collaborare con questo progetto per offrire delle opportunità ai nostri giovani della nostra città.